Salve, parliamo della formazione. Agli animatori musicali della liturgia si richiede una formazione seria e tecnicamente adeguata. Il canto liturgico è un segno, è un simbolo che mostra la salvezza operata da Cristo e quindi deve condurci al di là di se stesso. Perciò occorre una formazione adeguata, specifica, e non soltanto musicale. Occorre anche una preparazione liturgica, biblica, pastorale. A buona ragione, la riforma del Vaticano II, nella Sacrosanto Concilium, al capitolo VI, parla di un compito ministeriale del canto e della musica. Il canto e la musica, quando entrano nella liturgia, non sono più delle note, uno spartito, un repertorio, ma diventa preghiera cantata. Vediamo insieme i vari attori, fra virgolette, i vari animatori del canto e della musica all'interno della celebrazione. Innanzitutto il direttore di coro deve avere una formazione musicale seria, adeguata, notevole e deve essere anche un vero leader che trascina un po' tutto il gruppo. Non è possibile dirigere un coro in maniera arrangiata, estemporanea. Lui deve avere effettuato degli studi musicali molto seri. Io dico sempre, se il coro non cresce, se il coro sbaglia, la colpa è del direttore del coro. Un altro animatore è la guida del canto dell'assemblea, che svolge una funzione di indirizzo e di coordinamento con i vari ministri del canto. L'assemblea, lo sappiamo, è a digiuno di musica e quindi la guida del canto dell'assemblea la deve condurre per mano nei vari interventi cantati. Infine, il coro, che è un gruppo di cantori che va formato sia vocalmente che musicalmente, cioè non è concepibile che dopo tanti anni di prove non riescano a leggere uno spartito musicale. Il coro è indispensabile all'interno di una celebrazione, perché è a servizio dell'assemblea e a servizio del rito. Vediamo adesso quali sono i criteri per la scelta dei canti. Ogni buon animatore deve preparare per tempo i canti da eseguire e il punto di partenza è l'anno liturgico. Perciò egli con molto anticipo deve preparare i canti adatti a quel tempo liturgico. Avere per ogni tempo liturgico una decina di canti appropriati ai vari momenti rituali, ingresso, offertorio, e per ogni tempo stabilire qual è il rito cantato da mettere in evidenza. Per esempio, durante la Quaresima si può insistere sull'atto penitenziale, così come durante il periodo pasquale va sempre cantato il Gloria. Praticamente, prima di preparare uno schema di canti è bene leggere le letture di quella celebrazione e poi fare la scelta. Infine, un'altra questione è quella della formazione. Dove prepararsi? Dove formarsi? Partiamo dal centro. L'Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, organizza due corsi, un corso base erogato online per i principianti. È un corso che parte nel mese di ottobre e ha la durata di 3 anni. E poi c'è un corso più impegnativo per musicisti diplomati che si chiama Coperlim, corso di perfezionamento liturgico musicale. Le informazioni su questi due corsi le potete prendere e scaricare dal sito della Chiesa Cattolica e poi cliccare su Ufficio Liturgico e lì ci sono i moduli e tutte le indicazioni per l'iscrizione. Ancora alcune realtà formative, alcune diocesi hanno delle scuole diocesane di musica sacra. Infine vengono pubblicati anche vari canti liturgici da alcune case editrici e anche durante l'estate ci sono in alcune località dei corsi di formazione. È bene approfittare anche internet. Ci aiuta moltissimo con alcuni siti di argomento musicale. Concludo invitando tutti, soprattutto
specialmente i musicisti di chiesa, a procurarsi una formazione liturgico-musicale adeguata, seria. La sciatteria, l'improvvisazione non fanno parte del proprio servizio. Se noi celebriamo bene, se preghiamo cantando, allora la fede cristiana delle assemblee aumenterà e crescerà, altrimenti non farà alcun progresso. E allora buon lavoro a tutti.